Okay. Ciao a tutti i nostri amici cinemaniaci, questo è sempre il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete. Siamo arrivati ad agosto 2014 e devo dire continuate a seguirci anche per agosto, perché abbiamo già fatto la programmazione delle recensioni di tutti i telefoni, quindi saremo attivi anche ad agosto, non vi preoccupate, non ci andiamo in vacanza pur di far vedere tutti i telefoni, per poi arrivare a settembre ci saranno tutti i telefoni con supporto 4G, quindi continuate a seguirci. E questo che ho in mano, come sapete, è un new V8, lo dovreste sapere perché abbiamo già fatto l'unboxing, quindi clone Oppo N1, e facciamo il solito metodo delle pagelle per valutare un po' tutti gli aspetti di questo telefono. Telefono che vi dico subito che molto probabilmente si farà anche il viaggio di ritorno in Cina, perché come vedete il display ci è uscito fallato, quindi vedete fa queste strisce verticali un po' fastidiose. Comunque il display è sicuramente da cambiare, non è perfetto, quindi adesso decideremo io col mio staff se venderlo a qualcuno sotto costo, magari a qualcuno interessa anche così, risparmiando un buon prezzo, oppure rimandarlo in assistenza in Cina per la sostituzione del display. Quindi questo può succedere, succede a tanti di voi che mi dite mi si è rotto il display, come devo fare? È successo a noi stavolta. È, diciamo, normale amministrazione, ci dispiace perché si allunga la cosa, però ne abbiamo i telefoni, non è una cosa grave, è molto più grave quando succede a voi sicuramente. Allora, andiamo avanti come i nostri capitoli soliti, il primo è il design. Design devo dire che non mi piace molto, purtroppo. Sì, è vero, è un 5 pollici, ma è veramente grande per essere un 5 pollici. Vedete, c'è tantissimo spazio a causa di questa fotocamera rotante, di cui diciamo non giudico l'utilità o meno di questa fotocamera. Se vi piace, per carità, a me non piace per niente sinceramente, e soprattutto ci costringe ad avere tutto questo spazio di margine veramente grande. Insomma, il telefono anche un po' pesantino devo dire. Oltretutto qui nella parte posteriore abbiamo sia il circuito per il back touch, sia il circuito dell'NFC, quindi sicuramente tanti componenti. Ecco, vedete, oltretutto questo schermo che lascia proprio il fenomeno della ritenzione, cioè che vi fa vedere quello che c'era prima, non so se si vede bene. Comunque, design io darei un voto 6, sinceramente i materiali sono ottimi, sicuramente ottimi, veramente plastiche di alta qualità, non è un terminale low cost. Il design è preso, come vi abbiamo già detto, è un clone dell'Oppo N1, sinceramente un po' pesantuccio anche, alla fine sono 177 grammi, l'abbiamo pesato e non mi entusiasma più di tanto. Ecco, non so, questa fotocamera rotante oltretutto a me non piace, quindi. Però va molto a gusto, quindi troverete anche qualcuno che dice bellissimo e nessuno può dire che non sia così. Andiamo avanti a calcolare un altro capitolo, che è quello delle prestazioni. Come abbiamo già detto, questo è il primo che monta processore Exa-Core, quindi abbiamo, guardate questo display terribile, guardate queste strisce verticali, vabbè, l'abbiamo detto. Exa-Core quindi si pone a metà fra un quad-core e un octa-core, devo dire è veramente fluido, non ha problemi di impuntamento, di micro lag, devo dire è un ottimo compromesso fra le due configurazioni di un octa-core e un Exa-Core. Oltretutto ha una buona gestione della memoria, perché non è partizionata, quindi avete tutti i 13 giga liberi di riempire con applicazioni, non è che ha una parte piccola per l'applicazione e il resto per video, foto eccetera eccetera, quindi ha un'unica partizione molto comoda. E come prestazione direi un 7,5, perché davvero ci ho giocato un po' a tutto. Ecco, che facciamo vedere? Dino Hunter? Sì, andiamo a caccia di... Ok, questo Dino Hunter, vedete? Non so se lo conoscete.
Ok, bisogna ammazzare questi due bei Velociraptor. Come vedete, molto fluido, non si impunta mai nessuno, anche se faccio movimenti abbastanza veloci. Adesso andiamo a vedere questo Velociraptor che dice. Questo l'abbiamo fatto secco e ora ne arricchiamo un altro. Ok, due Velociraptor secchi, non ci sono problemi, come vedete, molto fluido il gioco. E un po' di pubblicità e via. Ok, torniamo al nostro telefono. Quindi prestazioni direi un 7,5 ottimo sia per l'uso comune di tutti i giorni, WhatsApp, Facebook, eccetera, eccetera, sia per giochi anche abbastanza, insomma, impegnativi come questo, come hai visto, non lagga minimamente. Quindi sono molto soddisfatto. Capitolo ROM e software, devo dire, qui speravo qualcosa di meglio. Non ci sono proprio tantissime personalizzazioni su questa ROM, anche se è fluida ed è anche abbastanza completa. Andiamo a vedere qui le impostazioni di sistema. Come vedete sono divise per tab, ci stanno un po' tutte le cose, ma nulla di eccezionale. Speravo un po' qualcosa di meglio con la selezione dei temi, magari per cambiare un po' colori, eccetera, eccetera. Invece, nulla di questo tipo. Tra l'altro, fra le particolari del software c'è quello del backtouch, come abbiamo detto, che è questa cosa qui che si attiva in questo modo e consente da qua dietro, questa parte qui, di comandare sia l'app drawer ma sia sul browser, potete fare su e giù con le varie pagine, eccetera, eccetera. Devo dire che dopo i primi 2 o 3 giorni l'ho disattivato il backtouch. Io non so se forse bisogna farci un po' più di pratica, però a parte l'inutilità, in pratica, siccome non era abituato ad averlo, mi andava sempre a muoversi. Oltretutto, se ci si può cliccare proprio e chiamare le varie notizie sul browser, quindi devo dire un po' fastidioso, nel senso che se uno non lo sa usare proprio bene, finisce che si incarta in pratica, che gli si aprono delle cose che non voleva aprire, eccetera, eccetera. Quindi, dopo un po' l'ho disattivato. Secondo me, non è una funzione molto interessante. Secondo me siamo ai livelli delle air gesture, cioè fare una cosa così non mi sembra proprio, boh, non mi sembra naturale, ecco. Quindi ho pensato di disattivarlo, però un'innovazione che comunque c'è. Oltretutto, se non l'hanno messa su nessun dispositivo Samsung, probabilmente c'è un motivo. È questo che è proprio scomoda, ecco. Andiamo avanti col capitolo foto. Foto adesso le mettiamo da qualche parte sul nostro sito, così le valutate un po' meglio. E devo dire, le foto sono delle buone foto. Ecco, queste sono tutte mie in pratica. Fa soprattutto dei video veramente belli. Ecco, questa è una foto di una moto molto particolare. Devo dire, dettagliata bene, non ci sono problemi. Belle foto e anche bei video. Ad esempio, se vedete il video, quello dell'Axe Joe, cioè quello prima di questo, in cui decreto il vincitore, quel video è fatto con questo telefono. Vero è che in pratica, usciamo da qua. Vero è che in pratica la fotocamera fa un po' particolare, perché in pratica quando sta messa in questa posizione, fa vedere le cose all'incontrario, cioè come potete vedere in quel video, ho la scritta della maglietta che è scritta all'incontrario. Quindi non mi convince questa fotocamera rotante, devo dire, e continuo a non farmene convincere. Comunque, qualità delle foto buona, io darei un bel 7 tranquillamente. E andiamo avanti col prossimo capitolo, che è la batteria. Batteria davvero quasi inesauribile, cioè non sono mai riuscito a finire senza batteria, nonostante abbia avuto giorni abbastanza intensi di uso. Quindi batteria da un bel 8,5, perché è veramente quasi inesauribile. Anche se ne fai un uso davvero intenso, arriva tranquillamente dalle 7 di mattina alle 10 di sera, quindi comunque
copre l'intera giornata senza problemi. Veramente un'ottima batteria, questo complimenti a Inu, è riuscito a fare un'ottima batteria. Non avrete problemi davvero di durata di nessun tipo. Come vedete, questa è un'altra gesture da cui potete mettere widget o impostare gli sfondi. Giudizio globale io darei un 7, soprattutto per il prezzo. Sinceramente 190, ho visto a prezzi tipo 180-190 euro, a me sembra un po' troppo. 190 euro, ormai con 120-130 euro si prende un octa-core. Sinceramente secondo me si paga un po' più la novità che non il telefono in sé. È un buon telefono, il prezzo secondo me intorno ai 150 euro andrebbe bene. 190-180 inizierei a pensarci un po' di più, andrei forse su altri telefoni, che ne so, THLT11, ne vogliamo dire uno? Secondo me questo THLT11 è meglio di questo, ecco, vogliamo dire una cosa così, l'ho detta. Giudizio globale quindi un 7, diciamo, ha il minus sicuramente del prezzo, il peso si fa un po' sentire e a me non piace come design, quindi non riesco a dargli dei voti molto molto alti a questo telefono. Ha avuto questi inconvenienti del display, diciamo, è nato un po' sfortunato questo telefono, ma vabbè. Allora, abbiamo detto, se qualcuno è interessato a questo telefono ditecelo, perché però purtroppo ho questo problema al display, magari lo volete prendere a prezzo molto più basso, riusciamo a fare un bello sconto, altrimenti lo manderemo in Cina per la sostituzione. Direi che per questo telefono possiamo chiudere qua tutte le recensioni. Dove le trovate? Lo trovate sicuramente su TinyDeal, lo trovate sicuramente su MyFox. Altri telefoni, ecco, messaggi dappertutto. E altri posti non me ne vengono in mente, ma sicuramente ci sono e sono buoni lo stesso. Andate sulla nostra pagina Siti Affidabili e trovate il prezzo migliore per questo telefono. Io chiuderei qua la recensione per questo telefono e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Okay.